Il nostro maestro, praticamente l'architetto Amedeo praticamente Palmieri, perché per la collaborazione attiva che mi ha accompagnato tutte le manifestazioni qui in questo, diciamo, caffè letterario che abbiamo inaugurato da qualche anno. È il 12° tema libro che presentiamo. Questo è un, diciamo, oggi è un momento per me anche molto particolare, anche perché sono molto emozionato soprattutto per la tematica e per il libro di Francesco Pellisi, che qui, diciamo, ospite nostro a presentare il suo libro. Naturalmente voglio ringraziare anche i componenti praticamente della manifestazione, le persone che mi hanno dato la disponibilità praticamente di essere qui questa sera, il tavolo della presidenza. Intanto voglio ringraziare Amedeo Palagino, ci lega un'amicizia lunga praticamente di militanza, soprattutto nella stessa associazione dove abbiamo ottenuto dei risultati veramente importanti. Poi voglio ringraziare la dottoressa Nunzia Coppedè, che è presidente regionale per quanto riguarda Pisci di Calabria, che ho avuto il piacere di non conoscere da vicino, è la prima volta, anche perché ci siamo sentiti diverse volte telefonicamente. E io, in occasione di questo libro di Francesco, ho insistito tantissimo che lei questa sera era qui con noi, perché la sua testimonianza, posso imparare da lei tantissime cose, ma non soltanto io, ma tantissime persone. Io questa sera voglio accendere proprio questa occasione sarà per accendere un riflettore, un qualcosa di molto importante. Poi voglio ringraziare la professoressa Teresa Sicoli, che, diciamo, dà un contributo importante per la manifestazione. Naturalmente voglio ringraziare Cristiano, lo scrittore praticamente di libri TV, che è qui con noi. Poi voglio ringraziare pure praticamente
Enzo Cittadino con Antonella, e poi tutti voi che, se non ci fossero voi, se non ci siete voi, praticamente la manifestazione andrebbe sempre sottotono. È molto partecipata e questo è un motivo, diciamo, di orgoglio e di poter non avere un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché ogni occasione, ogni libro che abbiamo trattato qui da noi, a Terra di Calabria, è stata sempre un'opportunità, un'occasione. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato anche di arte, abbiamo parlato di San Francesco di Paola, l'ultimo che ci siamo considerati. Abbiamo parlato praticamente di viaggio anche col sindaco praticamente di San Sorte, con Rossella pure, no? Zucchero di Zucchero Pilato. Diciamo, diverse testimonianze, diciamo, che abbiamo trattato. E la strada è questa. Se il territorio praticamente ci dà anche una mano, diciamo, anche le persone, soprattutto quelle sensibili, darci soltanto una mano, la forza di poter continuare e di poter trattare. Il prossimo libro, che io concludo con il mio intervento, perché non voglio essere nemmeno lungo, mi sono dilungato di qualche minuto, che sto aspettando anche la dottoressa Anna Maria Sbanganelli, che sarà qua da qualche minuto, che è la responsabile regionale per quanto riguarda il garante della salute. Pertanto, diciamo, ha avuto un pochettino, diciamo, di strada non conosciuta, si è perso un po' per strada, però la stiamo aspettando. E poi un ringraziamento praticamente a tutte le persone che questa sera, diciamo, ci fate lustro, onore di essere presenti, ma soprattutto anche un grande in bocca al lupo al primo libro che ha scritto Francesco. Speriamo che possiamo esorciarlo, che può essere praticamente il primo praticamente di una lunga serie, e anche di, diciamo, di farci capire, secondo la sua testimonianza importante a noi, a tutti praticamente, l'importanza anche di questo libro che lui ha voluto esternare. Io non voglio parlare del libro, perché siete voi molto più bravi di me a poter parlare di questo libro. E poi naturalmente non voglio, diciamo, nemmeno chiudere lo spazio perché di poterne parlare, lui l'ha scritto, e poi con il vostro contributo praticamente importante di poter dare, diciamo, una vostra, diciamo, valutazione. Se poi naturalmente di questa mi onoro di avere una platea molto qualificata di persone veramente di un certo spessore, soprattutto culturale, e se qualcuno vuole intervenire praticamente lo faccio pure. Naturalmente non voglio fare i nomi di chi siete, perché sicuramente Francesco, Stefano, Giovanni, Mario, praticamente tutti gli altri che siete qui questa sera. Volevo dire l'ultima cosa e poi ho concluso il mio intervento. Il 18 di maggio praticamente presentiamo un altro libro, però diciamo che l'abbiamo dedicato praticamente l'Andrangheta alla Medina, con diciamo, chi ha scritto il libro è il giornalista Antonio Cannone, e naturalmente con un testimone praticamente un figlio praticamente di Andrangheta, il sopravvissuto Averso, praticamente il figlio Averso, e poi anche la dottoressa Adrico all'incontro, diciamo, all'invito che abbiamo fatto noi per il 18 di maggio per quanto riguarda la dottoressa Manzini, persona che si è esposta in prima linea, soprattutto, diciamo, sia nel Tribunale, nella Procura della Lamezia, Procura anche di Catanzaro, soprattutto nel PDA, ultimamente quella di Cosenza. Pertanto, diciamo, ci sarà un'altra tematica importante, ecco, che vogliamo mettere sotto di quel colpo. Io mi voglio concentrare su questa manifestazione e do veramente un in bocca al lupo a tutti. Grazie della vostra cortesia e attenzione. Allora, buonasera a tutti. Ringraziamo il presidente Sandro Gallo dell'Associazione Terra di Calabria, che, come diceva lui nell'intervento, ha iniziato questo percorso del caffè letterario con la pubblicazione di diversi libri. Stasera abbiamo l'onore di avere il dottor Francesco Terrise, che presenta il suo primo libro, ma è tra l'altro la sua prima uscita pubblica di presentazione del libro.
per cui è per noi, diciamo, dell'Associazione Terre di Calabria un grande onore aver scelto Pianopoli, quindi terra di Calabria, per la presentazione di questo torneo. Per chi non lo conoscesse, Terre di Calabria è un'associazione a livello regionale che si è distinta soprattutto per la presentazione della proposta di legge sul B&B. Non esisteva il B&B in Calabria se non a seguito della sollecitazione da parte appunto della nostra associazione. Ma stasera io compito solo quello di moderare, e l'intenzione è quella di dare ampio spazio all'autore del libro e di avere un supporto qualificato da parte della dottoressa Luce Coppodè, della sociologa Sicoli, nonché della garante della salute professoressa Anna Maria Stanganello. Quello che vi chiedo, diciamo, brevi interventi, ci alterneremo tra ogni intervento, diciamo, farò una domanda all'autore sulla sua pubblicazione. Ho letto il libro con grande veramente ammirazione, conosco Francesco fin dalla sua tenera età, però attraverso la lettura di questo libro mi ha dato modo di conoscerlo in maniera ancora più approfondita e ho scoperto in lui una persona molto forte, coraggiosa, sensibile, culturalmente molto preparato. Quindi non è più quel ragazzo della scuola elementare che ricordo quando facevamo le foto insieme, io allora ero sindaco a Monte Santa Lucia, lui è di Monte Santa Lucia, quindi si facevano diverse manifestazioni insieme, quindi qui viene in un ruolo molto qualificato. Sono certo che questa sua testimonianza personale contribuirà e sarà d'aiuto a molte famiglie che affrontano la sua stessa problematica, la problematica dell'estrofia che, come sapete, come molti di voi sanno, è basata su una disfunzione di carattere ormonale, ma su questo non mi voglio dilungare, lasciamo Francesco parlarne. Io inizio con una prima domanda subito all'autore, se ci vuole parlare delle teorie che lui parla sul libro, delle 5 fasi di elaborazione del lutto, facendo riferimento allo psichiatra svizzera Elisabetta Kuchelberg Ross. Sì, allora, innanzitutto volevo ringraziare per l'invito tutti voi. Per quanto riguarda la domanda, appunto, ho deciso di praticamente modificare questa teoria, inserendo invece del lutto come superamento, invece ho inserito appunto la mia patologia. In queste 5 fasi praticamente parto dal rifiuto fino a quando poi attraverso le diverse fasi non arrivo comunque all'accettazione della mia patologia e ne prendo comunque atto. Sì, col consenso di Francesco che ho chiesto all'inizio, quindi ci alterniamo con gli interventi, chiedo alla dottoressa Nunzia Coppodè, che è presidente FISCI Calabria, presidente regionale, sul campo ormai da diversi anni, anche lei ha pubblicato un po' di anni fa, circa 30 anni fa, un libro autobiografico, sicuramente ci accenderà, e quindi chiediamo appunto la sua testimonianza e la sua soprattutto esperienza in Calabria. Che peso ha? Un peso maggiore o minore rispetto alle altre regioni d'Italia affrontare questo percorso della distrofia?
Ma buonasera a tutti. E intanto sì, io ho pubblicato un libro, un'autobiografia, nel 1992, ed è andata anche bene perché mi ha venduto 10.000 copie. Devo dire una cosa, io Francesco l'ho visto qui questa sera, non ci siamo ancora parlati, non lo conosco per niente, però permettimi se ti do del tu, penso che ce lo possiamo permettere. Sì, sì. E ho letto il tuo libro e specialmente nella prima parte mi sembrava di leggere dei tratti del mio. In molte parti proprio abbiamo episodi molto simili, e quello che mi ha fatto sorridere di più è quello del bagno alla vasca di Lourdes, perché a me è successa la stessa identica cosa, con il risultato che io per molti anni mi sono portata dietro l'amarezza di non essere guarita, perché invece di pregare mi sono messa a tremare da freddo. Per cui, come vedi, le cose si ripetono, no? E comunque io devo dire la verità, a me ha fatto benissimo scrivere, anche perché io, a differenza di te, ho anche vissuto 15 anni in un'istituzione totale, dove ho vissuto una situazione molto brutta, tremenda, e scriverla mi ha aiutato a rielaborarla e mi ha aiutato a diventare quella che sono oggi. Oggi io, certo, qui no, potrei continuare a scrivere altri 10 libri, perché a differenza di prima non sto, la mia patologia, come si usa chiamare, io spesso me la dimentico. Cioè, per me è importante quello che io riesco a fare, e siccome oggi sono una persona molto, molto impegnata, con impegni importanti anche nazionali, ho girato presto, ho fatto di tutto, io viaggio, io vado dappertutto, ho fatto anche dei viaggi lunghi in treno da sola, senza poter bere manco un bicchiere d'acqua da sola, no? Però ho voluto affrontare la vita, diciamo, molto duro, e oggi mi ritrovo ad essere quella che sono, e mi accorgo che questa mia esperienza mi ha dato la possibilità di aiutare molte altre persone con disabilità, perché io ho scritto il libro per aiutare le persone con disabilità a non andare negli istituti, per cui anche a convincere le famiglie a non portare le persone con i propri figli con disabilità negli istituti, perché lì è morte civile. E io dico, se sono riuscita ad evitare a un po' di persone con disabilità di andare in istituto, credo che già ho raggiunto un grosso obiettivo. Grazie. Grazie, grazie per la bellissima testimonianza. Ora passiamo ad un'ulteriore domanda all'autore. Dalla lettura del libro, tu, Francesco, parli di due donne importanti che hai incontrato nel corso della tua vita. Una, diciamo, forse da un punto di vista di carattere sentimentale, e l'altra una donna forte, una donna coraggiosa che ti è stata e ti è sempre a fianco. Quindi ci vuoi raccontare questa esperienza e che cosa hanno costituito queste due donne per te? Sì, diciamo che la prima donna di cui parli è stata una mia collega durante l'università, e mi ha aperto gli occhi davanti al fatto che stavo perdendo molto, molto tempo dietro alla rabbia. E la rabbia non porta cose positive, quindi quella rabbia doveva essere appunto elaborata e trasformata in qualcosa di buono. Quindi se oggi ho scritto questo libro, devo anche a lei, che mi ha aperto comunque la mente, permettendomi di
di pensare in modo più positivo invece che tenermi col peso dentro. Per quanto riguarda la seconda donna, penso parli di mia madre. Sì, è qui. Vorrei intanto ringraziarla perché mi ha sempre sostenuto durante la scrittura del libro. E niente, non so cosa dire. Non lo so. Penso che sia importante per un divertimento pubblico meritato. Ora passo la parola alla sociologa, alla dottoressa Teresa Sicoli, che porta un po' la sua testimonianza anche di docente vicino alle persone con disabilità, ma anche lei mi raccontava all'inizio che ha letto il tuo libro, l'ha trovato molto interessante, ma questo lo lasciamo dire a lei. Grazie. Buonasera, intanto salutiamo la professoressa Anna Maria Stanganelli, che è garante della salute della Regione Calabria. E noi intanto abbiamo per intrattenere, abbiamo un po' iniziato, ci scusi di questo. No, ci mancherebbe, abbiamo saputo che c'è stato un imprevisto con il viaggio. Grazie, prego dottoressa. Grazie, si sente? Sì. Buonasera, grazie di questo invito a Sandro, grazie di questa opportunità di avermi dato davvero l'occasione di conoscere Francesco attraverso il suo libro. La prima cosa che io vorrei dire è che il libro è naturalmente autobiografico, questo è noto. Però è tutto quello che c'è scritto dall'inizio alla fine, in queste 175 pagine, Francesco, dove tu fai un iter quasi della malattia, della scoperta, fino a tutto quello che ne è conseguito. Ti sei approcciato insieme a tua mamma per capire da dove venisse questa problematica, questa patologia. I primi approcci sono stati con la sanità locale, la sanità calabrese. Da lì in poi diciamo che ha dovuto affrontare questo percorso, necessariamente ti sei dovuto rivolgere ad una sanità fuori regione, diciamo così. I presidi ospedalieri che ti hanno assistito in questa cosa sono in Liguria, l'ospedale di Genova, il Gaslini, ho letto tutto quello che hai dovuto affrontare. Ecco, anche perché la DMD, questa distrofia muscolare di Duchenne, che è ben articolata dalla dottoressa Noemi Brolatti, se non sbaglio, tu l'hai citata nel libro e lei nella prefazione ha descritto benissimo questa patologia. La cosa che poi leggendo un passo dopo l'altro sono venute fuori queste le amicizie, tutto quello che riguardava il percorso anche scolastico, no? Che ti ha accompagnato fino all'università, quindi tutto quello che erano esperienze sì positive, ma molto ostiche, difficili, difficili da affrontare perché le difficoltà erano evidenti e soprattutto perché anche per quanto riguarda le amicizie da bambino, no? I bambini non informati non sanno come approcciarsi. E lì tu hai citato sempre, sia dalle scuole elementari in poi, maestre, docenti che sono stati dei buoni comunicatori, dei buoni facilitatori, oltre ad essere dei buoni educatori. E questo l'ho notato, l'hai citato fino all'ultimo. Anzi, hai pure ringraziato alcune di loro per quello che avevano fatto, no? E ancora, quello che è venuto subito fuori il problema delle barriere architettoniche. La cosa che mi ha colpito è che tu le hai chiamate barriere sociali. Ecco, questo binomio di parole messi insieme, barriere sociali, quindi l'ostacolo di per sé che ancora non è superato, anche se ci sono dei piccoli progressi, ma sicuramente siamo ancora all'anno zero, tu mi insegni, Francesco, purtroppo ne sei testimone. E quindi queste barriere come ostacolo hai aggiunto la parola sociale, e sì, perché sociale vuol dire che li viviamo noi nella società, tutti gli individui, tutti gli esseri umani, quindi purtroppo hanno a che fare con questi ostacoli, più di tutti le persone con disabilità,
tu stesso citi l'episodio di Falerna per andare al mare, dove purtroppo non esisteva la passerella per i disabili. Ecco, queste sono cose che Francesco ha provato già nella sua vita e che ha messo nero su bianco nel suo libro. E la cosa che tu hai detto, l'hai citato anche tu in varie interviste, è pensare che io amo tanto la mia Calabria, però io penso che lei non ami me. Questa cosa mi ha colpito molto. È vero, perché poi alla fine noi viviamo in una terra bella sotto tanti aspetti, ce lo diciamo tutti i giorni, ma poi dobbiamo anche, come dire, scontrarci con la realtà delle cose, quello che ci accade nella nostra vita quotidiana. E ancora nel libro, quasi come un'azione di tout court, è la fede che è sempre lì, perché diciamo che questo Dio a cui tu ti rivolgi, la tua famiglia si affida molto. La dottoressa Coppelea ha parlato del famoso viaggio di Lourdes che hai affrontato con tua madre. Ecco, anche la fede è stato un messaggio che hai voluto dare con molta forza, perché è lì che poi ci sono stati anche dei crolli, perché poi alla fine sì, la fede c'è, però spesso ci affidiamo a qualcosa che non può essere, come dire, toccato con mano, diciamo così. L'altra cosa che poi mi ha entusiasmato nel libro è che tu hai diciamo articolato vari passaggi di quello che tu provavi, a partire dalla rabbia. La rabbia, la contrattazione, la depressione, l'accettazione, ecco, tutti questi io ho preso degli appunti, perché davvero ogni volta che andavo avanti con le pagine mi incuriosiva, perché per esempio a partire dalla rabbia hai citato una leggenda che diceva che in noi esiste il lupo bianco e il lupo nero, quello che hai passato anche tu, per poi passare addirittura a quella, la rabbia positiva, no? Quella rabbia positiva che poteva essere l'ottimismo, la vitalità. Tutto questo è davvero stato entusiasmante leggerlo. La contrattazione, lì c'è stato il passaggio con il quale tu hai dovuto fare i conti con questa realtà, e quindi anche hai citato anche una cosa che l'eutanasia, un diritto civile, ma che oggi non è normato, per cui è come se mancasse nel nostro paese. E la depressione è stata una parte molto, come dire, importante nella tua vita, perché a causa di tutto quello che ti veniva impedito, non soltanto, come dire, non dipendeva dalla tua volontà, ma da quello che tu riuscivi a fare. E l'università, lo studio, la cultura, l'istruzione che ti hanno quasi salvato, no? E ti hanno portato anche a dire che hai incontrato delle persone bellissime nella tua vita. Ecco, tutto questo per arrivare all'accettazione. L'accettazione che, come hai detto tu, e qui vengo alla conclusione, l'accettazione che hai detto tu, viviamo in una società moderna, ma è una società che ha una visione sbagliata, perché è quella consumistica. Ecco, perché qui mancano, come dire, tu ci fai riferimento al fatto che non ci sono quei valori che poi ci aiutano a vivere. Non è che soltanto i vestiti oppure il cibo possono, è anche altro che manca, e dici anche, la ricchezza non è felicità, e la felicità è dentro, non fuori, hai citato addirittura Seneca. La parte che poi io voglio dire, ho ottenuto in ultimo come mia considerazione, perché io mi occupo da più di 10 anni di politiche sociali, da quasi 9 anni sono un insegnante, una docente specializzata sul sostegno, quindi io tutti i giorni vivo con i ragazzi disabili, e trovo che non ci sia niente di diverso da noi in loro, anzi. È per questo che io diciamo che pratico molto azioni che vanno a valorizzare quella che è l'inclusione. Tu ne parli, anche la tua tesi di laurea si è sviluppata sull'inclusione scolastica e anche l'integrazione, perché l'inclusione e l'integrazione sono due concetti che sembrano simili, ma in effetti sono ben separati e devono praticarsi in momenti separati. E la cosa con la quale voglio concludere è sui diritti civili. Mi ha colpito molto quando hai parlato di lavoro, hai parlato della libertà di culto, hai parlato della parità di genere, dei diritti delle LGBTQ+,
e soprattutto hai parlato dell'eutanasia. Ecco, tutti questi diritti civili sono importanti e sono, come dire, fanno parte di noi attraverso la politica, perché poi tu stessa hai detto che cos'è la politica. La politica siamo noi, la politica è la vita quotidiana, e se non riusciamo a far valere tutti questi diritti, come possiamo viverne senza? E qui voglio complimentarmi tantissimo con Francesco per il suo coraggio, per la sua lotta personale, perché questo libro quasi è stato un messaggio per salvare te stesso e gli altri. Quindi voglio farti i complimenti e voglio dirti che io mi sono occupata in passato della felicità sociale, del diritto alla felicità. Ne dobbiamo essere, come dire, coscienti e consapevoli che esiste, che deve esserci, e in una società dove tutte le funzioni economiche hanno tante variabili tranne quello della felicità, non si può vivere. A questo proposito voglio dedicarti una lettura, ecco, che è un pezzo che io ho scritto nel 2015. Sembra proprio che l'abbia, scusate un attimo, non lo trovo, l'ho messo, perché è un pezzo che si intitola Io sono diverso. La diversità spesso è solo illusione. Essere diversi non vuol dire nulla oppure molto, e quando la condizione la dimostra bisogna dare attenzione alla capacità umana. Qui si racchiude il concetto bistrattato di diversità. Per convenzione e per pregiudizio si costruisce un concetto che va al di là del rispetto e del senso delle cose. Fermarsi a riflettere è cosa fondamentale, ma non è certo la normalità. Quando i comportamenti sono osservati e studiati, riportano ordine e ragionevolezza. Il senso dell'umanità deve essere posseduto per dare aiuto a chi è o si sostiene diverso. Le persone portatori di handicap non hanno niente di diverso da quelli senza portatori di handicap, e dunque bisogna chiedersi cos'è l'handicap? Ma a questa domanda non è facile dare risposta. La scienza ha cercato di dare risposta facendo delle classificazioni per gli handicap fisici e mentali. Allora, quando parliamo di diversità, dobbiamo stare attenti. E se per consuetudine abbiamo dato un nome a tutto, non capiamo perché un giudizio, che molti chiamano critico, riesce ad etichettare la diversità nell'altro inteso come essere umano o persona uguale a noi. È un'etichetta bruttissima. Essere educati tra i tanti concetti vuole dire anche stare nei limiti e non pervadere il mondo con malvagità e presunzione. Dunque bisogna anche guardare all'altro con molta benevolenza, e allontanando la malvagità e il pregiudizio che insita in tutti gli esseri umani, arrivare al cuore del diverso. Prendere in considerazione il cuore non significa il suo funzionamento o curarlo come organo vitale, ma significa arrivare alla capacità di bene dell'altro. Allora aiutiamo coloro che si ritengono diversi. Comprendere e pensare è l'inizio del cammino. Arricchire e nutrire la diversità è una strada. Valorizzare e accogliere la diversità è un'altra strada. In fondo, tutti siamo diversi, e questo dovrebbe eguagliare il concetto di stare vicino alla diversità insieme alla nostra diversità. Grazie. Grazie, dottoressa, per il suo invitato intervento. Prima di passare la parola alla professoressa Anna Maria Stancanelli, brevemente, che è il garante della salute della Regione Calabria, volevo chiedere, diciamo, a Francesco, se dici qui, diciamo, l'opportunità, ecco, secondo te la Calabria, per una persona che soffre di distrofia, di cosa ha bisogno a livello strutturale, a livello di intervento, a livello di sensibilizzazione? Che abbiamo qui un membro della Regione Calabria, appunto garante della salute, anche se non specificatamente nel caso, poi magari così facciamo rispondere anche a lei, che certamente non è la responsabile, ma è solo una portavoce della Regione Calabria. Secondo te manca ancora oggi nel 2024? Allora, io innanzitutto vorrei precisare che queste mancanze strutturali
e sociali sono presenti in tutta l'Italia, non si fermano solo alla Calabria. Basta guardarci un po' intorno in Europa e vedere come le nazioni che si trovano all'interno delle comunità hanno avviato progetti e inclusione davvero sociale all'interno dei propri paesi. Invece purtroppo nel nostro paese ancora sono, a partire dalle mancanze strutturali che dagli ospedali, le cure, ma queste purtroppo sono cose che affrontano anche persone che non hanno handicap. Non è possibile la lista d'attesa di 4-5 mesi per riuscire ad avere una visita, e come non è possibile dover partire per 500-600 km per riuscire ad avere una cura. Quindi innanzitutto io penso che proprio a livello nazionale si debba cominciare a inserire appunto delle qualificazioni strutturali. Sì, buonasera a tutti, intanto mi scuso per il ritardo, ma purtroppo venivo da un'altra provincia, per cui poi non conoscevo esattamente la strada, quindi il mio ritardo era dovuto a questo. Purtroppo non potrò rimanere fino alla fine perché in serata c'è un altro evento di solidarietà in altra provincia, però ci tenevo ad essere presente perché ritengo che sia importante che la figura del garante della salute della Regione Calabria, che ha visto la luce per la prima volta dopo 14 anni dall'emanazione della legge regionale, sia conosciuta in ogni dove, in ogni anche angolo più difficile da raggiungere della nostra regione. Perché? Perché in questo primo anno di attività devo dire che il garante della salute è divenuto un riferimento istituzionale importante per tutti, per il cittadino, per le associazioni, per il personale medico, a cui vengono segnalate continuamente anomalie di servizi nei confronti del servizio sanitario. Devo dire un anno intenso, migliaia le segnalazioni ricevute e il 90% di queste riscontrate positivamente grazie alla collaborazione delle autorità sanitarie regionali. E devo dire invece che sono stati tantissimi ragazzi che mi piace chiamare diversamente speciali, i familiari dei ragazzi diversamente speciali che si sono rivolti all'ufficio per chiedere il mio intervento per tante problematiche. Penso al piccolo Mariano, un bimbo che per una patologia ovviamente insipido pesa circa 200 kg e non riusciva ad ottenere una carrozzina a rotelle su misura per lui, ma tra l'altro era stata chiesta per diciamo, questa carrozzina alla madre una compartecipazione della spesa che lei non riusciva a pagare. Poi con le varie interlocuzioni con gli uffici dell'ASP di Catanzaro siamo riusciti a fargli ottenere questa carrozzina, ma alla fine non abbiamo fatto altro che garantirgli un diritto. Penso anche al signor Pasquale, in provincia di Reggio Calabria, che non riusciva ad avere una carrozzina elettrica che gli consentisse di muoversi all'esterno. Ecco, grazie poi alle interlocuzioni con i vari dirigenti abbiamo fatto in modo che anche il signor Pasquale potesse ottenere la sua carrozzina. E ultimo, in ordine di tempo, proprio un mese fa sono stata a Cotronei, certamente qualcuno avrà letto la storia di Luca Garofalo, un giovane anch'egli affetto da una patologia rara che richiedeva una carrozzina elettrica che l'ASP di Crotone non voleva dargli, e ancora diciamo stiamo avviando una battaglia di diritti che possa consentirgli di ottenere ecco, questo ausilio così importante per lui. E allora ho voluto però che la mia vicinanza a Luca non fosse lettera morta, ma ho chiesto a Luca di supportarmi, e Francesco nei giorni scorsi Luca diciamo ho mandato di affiancarmi nello staff, quindi lui si occuperà come membro dello staff del garante di avviare interlocuzioni sul territorio regionale in tema di pari opportunità, inclusione e disabilità, proprio perché ritengo che poi siano coloro i quali vivono il dramma della disabilità, vivono le fragilità che si incontrano nell'accedere a prestazioni e servizi, possano essere veramente di supporto per me. E quindi Luca sta collaborando con me, devo dire è molto felice. Abbiamo avviato una discussione sulle spiagge accessibili, sentivo prima si diceva ecco, l'impossibilità molto spesso di
poi consentire ai nostri giovani di accedere agevolmente ai lidi e alle strutture balneari. In questo senso, con il garante dei diritti delle persone con disabilità, che è stato eletto da poco, avvieremo a breve anche un tavolo tecnico proprio con tutti gli attori coinvolti, al quale mi piacerebbe prendesse parte sia Francesco che anche la Presidente Coppelè, proprio perché ecco, voi siete poi voce e portatori dei bisogni che provengono dal territorio. Sono state ecco, tantissime le segnalazioni, vi dicevo, sul tema della disabilità. Io non ho avuto modo ecco, di leggere ancora il libro di Francesco, ma vorrò leggerlo con molta attenzione. E lo ringrazio ecco, per quello che lui oggi ecco, ci regala, diverrà certamente memoria storica per le presenti e per le future generazioni, per il messaggio che ci lascia e che ci insegna. Certamente deve essere poi da monito per tutti, per le istituzioni, per impegnarci e fare sempre di più. Mi piace aver sentito ecco, che si parla anche di diritti, saluto anche Riccardo, abbiamo proprio in tema di diritti anche in tema di diversità di genere, abbiamo avviato una discussione in Consiglio regionale con un ciclo denominato Vittime del pregiudizio, presentando un libro in Consiglio regionale che dal titolo Volevo essere la Barbie. Abbiamo raccontato la storia di Davide, un giovane che è stato vittima di bullismo solo per la sua omosessualità. Tra l'altro qui in sala abbiamo anche l'autore, che è Domenico Latino, e quindi insomma stiamo portando avanti insieme a Riccardo, insieme all'editore Marchese, questo percorso, proprio perché vogliamo ecco, che non esista questa forma di diversità, perché poi molto spesso ecco, noi escludiamo chi poi non la pensa esattamente come noi, e questo non deve assolutamente accadere. E poi parlando anche dei bisogni che provengono dalla società, ecco, noi non dobbiamo rimanere come istituzioni sul piedistallo, ma dobbiamo poi scendere sul territorio, capire quelli che sono i bisogni che provengono dalla società, ma anche dal mondo ecco, della sanità, da chi poi vive il dramma della permanenza negli ospedali, nei pronto soccorso. Io ho fatto migliaia di sopralluoghi in questo primo anno di attività. L'altro giorno mi avevano segnalato una anomalia nella qualità della somministrazione dei pasti all'interno del reparto di pediatria di Cetraro, e allora io sono andata a Cetraro e ho mangiato con quei bambini per capire esattamente se quello che le mamme mi avevano segnalato preoccupate corrispondesse al vero. Quindi ecco, non mi limito poi a ricevere la segnalazione, ma io preferisco poi da mamma, da donna, ecco, sincerarmi se quello che poi mi viene rappresentato è un problema e cercare poi di risolverlo ecco, assieme poi alle autorità preposte. E poi concludo, perché mi piace anche sapere che si sia soffermato sull'importanza ecco, della vicinanza poi a Lourdes, perché si diceva che ha affrontato anche un viaggio dalla Madonnina che poi ogni anno accoglie migliaia di ammalati, e questo diciamo viaggio che si raffigura in questo libro, che è anche un viaggio spirituale, mi ricordo un pochino quello che è la missione che poi mi sono posta nell'ambito di questo primo anno di attività. Questa è la mia prima relazione annuale che ho dedicato a Mariano, quel bambino che ho aiutato ad ottenere quell'ausilio. Quindi ho scritto: un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, è ciò che nessuno può toglierti. E diciamo, qual è stato il motto poi di questo mio primo anno di attività? È stata poi la parabola del buon samaritano: fermarsi, accogliere, curare e condividere. Quindi se noi lavoriamo tutti assieme e ci soffermiamo a cogliere veramente quelli che sono i bisogni di chi è più fragile, di chi soffre, ecco, davvero potremo cambiare il volto di questa nostra società, perché come dice Papa Francesco, la salute non è un lusso, ma un mondo che scarta gli ammalati, che non assiste chi non può permettersi le cure, è un mondo cinico e che non ha futuro. Grazie. Grazie professoressa per l'intervento, ma soprattutto grazie per questa bella pagina di testimonianza, di speranza per la Calabria, perché non è scontato che chi ricopre ruoli importanti istituzionali
dia la propria disponibilità e dedica il proprio tempo ad andare incontro alle problematiche, ma spesse volte, come abbiamo assistito nel passato, è stato sempre dietro una scrivania, per cui questo veramente le fa molto onore, e quindi sono sicuro che certamente con questo spirito, con questa solidarietà e con da madre anche, da professionista, darà un contributo enorme alla risoluzione anche di queste problematiche che attanagliano la Calabria, ma come diceva Francesco prima, non solo la Calabria, ma anche altre regioni d'Italia. E di questo ringraziamo anche Sandro Gallo, che ci ha permesso di mettere insieme, ecco, le istituzioni, i professionisti, quindi chi vive il dramma, perché anche questi sono momenti di crescita, di confronto, perché come diceva la professoressa, cioè insieme si lotta e si cresce, non bisogna sempre rimandare poi i problemi alle istituzioni, perché alla fine l'istituzione è fatta anche dal popolo, diciamo, se tutti contribuiamo alla crescita della società. Nel libro, tornando al libro di Francesco, Francesco parla di diversi percorsi, però di questo voglio che lo accenni lui. Francesco infatti parla della grazie di nuovo, questa grazie. Parla di un'esperienza di una guaritrice dell'agopuntura come momento di speranza, però oltre a questo episodio vorrei che Francesco parlasse anche del suo rapporto con la fede. Allora, sì, per rispondere alla prima domanda, è l'approccio per quanto riguarda di speranza su momenti di cui ti sei aggrappato anche a qualche guaritrice. Purtroppo ci sono anche queste persone nella società che approfittano dei momenti di disagio delle persone. Parli anche di un'esperienza di agopuntura. Sì, purtroppo diciamo che nei momenti di disperazione molte persone fragili si aggrappano a alcune cose che sembrano un salvagente, ma in realtà sono solo un masso che ti portano verso il fondo. Quindi appunto vorrei allontanare tutte le persone che pensano di poter andare da Sant'Antonio, persone che del genere, perché purtroppo vogliono solo approfittarsi di questa vostra fragilità per avere dei ricavi personali. E la seconda domanda invece qual era? E il tuo rapporto con la fede. Allora sì, diciamo che da bambino ero molto, molto vicino alla chiesa, alla fede, però nel corso del tempo ho iniziato ad allontanarmi dalla chiesa, ma non perché ho qualcosa contro la chiesa cattolica, Dio in generale, ma semplicemente perché per essere credenti c'è bisogno di avere fede, e io semplicemente non ho fede in Dio, ho fede in qualsiasi cosa che possa migliorare la società a livello appunto proprio a livello proprio sociale. Invece non mi affido a Dio, però ripeto, rispetto tutte le persone che hanno la fede, anzi io li ammiro perché hanno questa forza di riuscire a trovare qualcosa a cui appunto aggrapparsi. Grazie. Approfittiamo della presenza di Riccardo,
e anche autore di più libri, perché comunque è anche vicino a queste problematiche, quindi chiediamo la sua esperienza e se vuole anche una domanda all'autore del libro. Vabbè, innanzitutto ringrazio Sandro, che io già conoscevo da tanto tempo, perché Pianopoli ci sono stato, ci ho lavorato, quindi ed è sempre stata comunque una città aperta sotto tanti punti di vista. Poi ringrazio Francesco per l'invito e tutti quelli che sono venuti qua oggi. Ma io, più che una domanda, vorrei riprendere un motto, uno slogan, che potrebbe essere definito un mantra di Fish Calabria, che è quello: nulla su di noi senza di noi, che Nunzia ne ha fatto veramente ragione di vita. Quindi chi se non chi vive un'esperienza può parlare di questa esperienza? Quindi Francesco ci sta regalando una testimonianza, perché Francesco la vive sulla propria pelle, la vivono i genitori ma la vive Francesco. È una questione di diritti civili. Parliamoci chiaro, io mi occupo di diritti civili da più di 20 anni, della comunità LGBTQIA+, lo diceva la garante per la salute poco fa. I libri servono, come ha detto Nunzia, per raccontarsi, e sicuramente sono terapeutici, perché sono importantissimi. Io ho avuto la possibilità di intervistare Francesco, di parlare con Francesco, e la cosa che ci accomuna è la rabbia che si supera soltanto quando si guarda in faccia la rabbia. Perché se guardi in faccia la rabbia non ti divora, ma affrontandola riesci a superare tutto, qualunque cosa. La cosa che mi dà fastidio, che mi ha sempre dato fastidio, è che qualcuno possa decidere per noi. Cioè nessuno può decidere per te o può decidere per me, no, me. È come il corpo delle donne che viene continuamente ripreso, o i diritti civili che vengono piano piano distrutti se permettiamo agli altri di levarceli. Le ultime dichiarazioni, per esempio, sono quelle di quell'essere, il generale Vannacci, che ha detto che le persone disabili vanno messe in classi separate. Quindi creiamo dei ghetti, secondo questa gentaglia che vorrebbe andare al governo. Quindi io penso questo, a che servono i libri e a che servono le testimonianze come Francesco? Servono proprio a combattere queste cose. Servono a dire: noi esistiamo, siamo noi a decidere quello che vogliamo, non siete voi a decidere che cosa volete della nostra vita. Ma come vi permettete a dire che io devo stare in classi separate? Cioè, voi state facendo delle separazioni. Cioè, noi parliamo dell'uguaglianza, abbiamo lottato tanti anni per creare l'uguaglianza e non le diversità, perché io non mi sento diverso da nessuno. Cioè, ognuno di noi è uguale e come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè ognuno di noi ha una propria natura, noi seguiamo la nostra natura, sono nature diverse, possiamo dire questo, ma l'essere umano, noi siamo parte del genere umano, quindi io non voglio una persona che mi dica: tu sei disabile, tu sei normodotato per cosa. Io potrei essere disabile e appena esco di strada mi investo una macchina e sono diventato disabile, quindi non esiste questa cosa. Francesco l'ha raccontata anche nel libro benissimo, dicendo proprio questo, cioè il disabile è perché sono in condizione di essere disabile, perché la Calabria, l'Italia ci rende disabili. Cioè Nunzia ha sempre parlato di lavoro, cioè per le persone, chiamiamole disabili, per le persone che comunque sono in una condizione che in questo momento non possono operare come magari opererebbe una persona se non ha stato una carrozzina. Cioè la carrozzina che si diceva prima, ci sono carrozzine tecnologiche, ci sono metodi di comunicazione che fortunatamente hanno avvantaggiato una persona che prima non poteva leggere, non poteva scrivere. Penso anche alle persone ipovedenti, i ciechi, perché la parola giusta, per esempio, quando uno dice non vedente, io ho parlato con una persona cieca e ho detto: a me dà fastidio quando mi chiamano non vedente, io sono cieco. Cioè, è importante anche il lessico, perché una persona si sente discriminata anche per le parole che vengono utilizzate. Quindi io penso che la testimonianza di Francesco, il libro di Francesco, vada acquistato, ma non solo acquistato, vada presentato nelle scuole. Quindi io mi auguro che il libro di Francesco possa essere presentato nelle scuole, perché dalla famiglia si parte, ogni cosa parte dalla famiglia. Se la famiglia, e lo diceva Nunzia, non dobbiamo permettere, e Nunzia ha lottato anni su questo, che la persona che era considerata diversa e disabile veniva buttata come un rifiuto in un istituto, perché me lo dimentico. No, cioè ognuno di noi deve guardare in faccia la realtà e deve essere messo in condizione di poter vivere una vita dignitosa, civile, e nella Costituzione ce l'abbiamo, la dobbiamo rispettare questa Costituzione, se no è carta straccia. Quindi noi come italiani, come persone che ci diciamo
democratici. Dobbiamo permetterci di dissentire quando una persona ci dice tu devi stare in una classe separata. Dobbiamo dissentire quando ci tolgono dei diritti perché sono battaglie di diritto civile. Francesco deve decidere il proprio corpo, anche quando parla di eutanasia. Francesco deve decidere perché sulla pelle di Francesco che si gioca una battaglia di vita. Ecco perché per me è un libro di dialogo, però è un libro che deve servire a tutti noi per dire stiamo con gli occhi aperti, perché i diritti ci vengono puntualmente tolti pezzo per pezzo e parlano le persone che non dovrebbero parlare, non parlano le persone che sono evidentemente interessate. E quindi io ringrazio Francesco per questo invito, perché ci dà la possibilità di riflettere e di dire non giriamoci dall'altra parte, non voltiamoci dall'altra parte, ma guardiamo le cose come stanno e gridiamo a gran voce quello che ci spetta, cioè il diritto a esistere, il diritto a vivere una vita dignitosa. Quindi grazie Francesco, grazie Pianopoli, grazie Sandro per l'invito. Grazie. Grazie a te Riccardo per la testimonianza e le ottime riflessioni. E ora, come succede in tutti i workshop e in tutti i convegni, facciamo un attimo di pubblicità, perché ci sarà poi una registrazione su YouTube Enzo Cittadino, in più c'è la registrazione che andrà in onda sul canale 98 112 e di STV. Per cui approfitto e ti chiedo, Francesco, di spiegare come è possibile acquistare il tuo libro. Sì, grazie. Allora, il libro è acquistabile attraverso il sito Book Road Editore, appunto cercare il titolo del mio libro, che è Io e le distrofie. Da lì si può preordinare una copia e darmi una mano per arrivare all'obiettivo di riuscire a pubblicare appunto questo libro. Quindi vi chiedo a tutti se avete voglia di darmi una mano per riuscire ad arrivare con questo libro, perché l'ho scritto soprattutto per far conoscere a più persone possibili questa tematica, e chi la vive ogni giorno appunto, come ha detto Riccardo, sulla propria pelle. Inoltre vorrei appunto rispondere a quello che ha detto Riccardo, perché sì, purtroppo la diversità è minacciata da diverse correnti xenofobe che purtroppo sono sempre più dominanti in questo ultimo periodo. Quindi volevo dire che io spero che si possa arrivare ad una società dove la diversità sia un valore aggiunto, in grado di creare quelle sensibilità di cui troppo spesso ci stiamo dimenticando. Grazie. Allora, come tutti i momenti musicali, facciamo uno staccetto musicale con Amedeo Palmieri, che ringraziamo per la presenza, e poi riprendiamo.
Quindi allora ricordiamo nuovamente, per chi volesse acquistare il libro, sul sito Coesione Francesco Book Club, si può acquistare il libro appunto di Francesco Ferrisi, Io la distrofia, il mio percorso dal rifiuto all'accettazione. Mancano solo poche decine di copie, dopodiché raggiunto le 200 copie verrà distribuito anche nelle librerie. Per cui vi chiediamo ai presenti un supporto per l'acquisto, in modo da far sì che insomma presto potremmo avere questo libro anche nelle librerie. Vorrei fare un'ulteriore domanda a Francesco, dopodiché lascio ai presenti la possibilità, per chi vuole, di lasciare una propria testimonianza o fare una sua domanda. Una domanda un po'... allora, due domande. Una è, chiedo a Francesco, per te che cos'è la felicità? Oddio, questa è una domanda... da 2000 anni che so, chiedo, probabilmente. Non lo so, direi che se non l'hanno mai capito dei grandi filosofi, non potrei nemmeno capirla io, però... Secondo me è semplicemente quando nella vita i tuoi momenti di gioia sono superiori a quelli di sconforto. Semplicemente questo, probabilmente. Ultima risposta. E poi un'ultima domanda. Le finalità della pubblicazione, l'hai già detto indirettamente, però detto in maniera succinta e più indirizzata, le finalità della pubblicazione di questo libro, cosa vuoi raggiungere, chi vuoi raggiungere, per che cosa hai pubblicato questo libro? Allora, voglio raggiungere tutte quelle persone che non la vivono sulla propria pelle e attraverso questo libro possono cercare di immedesimarsi nella situazione, ma anche per quelle persone che la vivono ogni giorno e magari non si sentono capiti, ascoltati, e invece dovrebbero attraverso questo libro capire che non è una cosa che capita a livello personale, ma capita a tante persone, quindi questo non dovrebbe essere un momento, non dovrebbe essere un punto appunto di tristezza, ma cercare appunto di riuscire a combattere con tutta la propria forza. Grazie Francesco. Ora chiedo alla dottoressa Lucia Coppodè un ulteriore intervento, un'ulteriore riflessione. Sì, grazie. E intanto, prima di tutto, vorrei mettere in discussione una parola: diversità. C'è qualcuno qui in questa sala che è uguale a un altro? Siamo tutti diversi, per cui non ho capito questo senso di dispregiativo sulla diversità. La diversità è una cosa bellissima. Pensate che noia se fossimo tutti clonati, sarebbe una noia mortale. Per cui questa è una cosa. Poi invece volevo dare un po' un contributo alla riflessione che sta venendo fuori. Io, continuo un po' con il cristiano. Il mio impegno è sulla tutela dei diritti. Io non faccio nulla che non sia per la tutela dei diritti, perché credo che dobbiamo partire sempre e solo dai diritti, perché abbiamo appunto la Carta Costituzionale che ci tutela e perché abbiamo una convenzione ONU che oggigiorno ci ultra tutela. Vorrei dire pure ora qui, stiamo in un momento molto particolare, che è quello che il governo
che assolutamente io non metto in discussione se è un buon governo, però con la con l'ausilio delle associazioni di persone con disabilità, e chiamiamoci così, persone con disabilità, perché è tutt'altro, tutto il resto non conta, e questo governo sta tirando fuori della nuova legislazione, e proprio due giorni fa è uscito fuori un decreto applicativo dell'ultima legge sulla sulla disabilità, un decreto applicativo che ha cancella le parole handicap, portatore di handicap, diversamente abile, diversabile e tante altre cose. E finalmente, evviva, una cosa buona. Chiamiamoci persone, siamo persone, e chiamiamoci per nome, ognuno di noi ha un nome, e chiamiamoci con i nostri nomi. A Francesco vorrei dire una cosa. Francesco, io ho letto il libro, tu dici adesso sei arrivato alla fase dell'accettazione, no? E sei a un buon punto. Sì, dai. Sei a un buon punto. No? Ma ora devi fare un altro passo, un passo più importante. Ci vuole un progetto di vita. Perché sono... e ora c'hai anche la legislazione che te lo permette, perché questa legge, questo decreto che ti sto dicendo è un decreto che porta un cambio fortissimo di approccio nei confronti della disabilità. Praticamente porta che le persone con disabilità devono essere aiutate a realizzare un proprio progetto di vita, e per cui non c'è più come prima, che le amministrazioni comunali avevano dei fondi magari destinati ai disabili, e c'erano, che ne so, in un paese, parliamo di un paesino piccolo, c'erano 10 persone con disabilità, al di là della disabilità che avevano, si prendevano quei soldi e si dividevano per quelli che erano, per tutti uguali. No, oggi c'è un progetto di vita e c'è un budget di progetto da realizzare. Non siamo pronti, gli ambiti comunali non sono pronti per fare questo, ma qui ci vorrà la nostra forza di persone con disabilità, di organizzazioni di persone con disabilità, a fare in modo che questo pensiero vada avanti e non si torna indietro, perché a cancellare i diritti ottenuti si fa prestissimo. Io sono molto preoccupata, perché io sono molto più grande di te, no? E di lotte ne ho fatte tantissime, cose che oggi sembrano scontate, ma ti garantisco che ne abbiamo fatte tantissime. Una di tutte è il treno, e beh, ci siamo fatti pure i viaggi nel vagone dove c'era la posta, i pacchi, perché non erano attrezzati, non ci volevano far salire sul treno. Beh, l'abbiamo fatto queste cose, non nessun problema a mettersi in mezzo ai binari e non far partire il treno, perché se non partivo io non partiva il treno, o cose del genere. Ne abbiamo fatte tantissime, non solo io, sono tanti, siamo in tante persone con disabilità, che adesso siamo anche più adulte e abbiamo fatto tante notte, siamo riusciti ad ottenere delle cose importanti, però ci accorgiamo che ora ci manca una cosa importante, che i giovani con disabilità ci seguano in queste cose, perché altrimenti non pensate di aver tu già si è raggiunto il massimo, assolutamente no. Ma si perde anche quel minimo che si è raggiunto.
se non stiamo attenti. Dobbiamo essere sempre sul piede di guerra. La storia di Vannacci ieri, alla fine della serata mi sono detta, beh, da una parte è servita, ha fatto vedere che il movimento delle persone con disabilità esiste, perché in pochissime ore si è messo in piedi una rete nazionale assurda e che ha costretto i rappresentanti della Lega a prendere posizione su questo, e stamattina è dovuto intervenire anche Salvini perché è stato attaccato duramente. E non siamo molto soddisfatti dell'atteggiamento di Salvini stamattina, di come è intervenuto, perché comunque ha cercato di coprire la cosa. Però io mi spero che un tipo del genere non lo voti nessuno, e non perché io sono di un partito o di un altro, ma perché è uno che chiede i diritti delle persone con disabilità, e per cui una persona del genere non ha, non è degno di andare in Europa a rappresentarci, perché non ci rappresenta, anche perché l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è una caratteristica tutta italiana che ci porta avanti come un fiore all'occhiello, e per cui lui è il meno adeguato ad andare a rappresentarci in Europa. Su questo, ecco, bisogna arrivare anche a scelte molto radicali. Io faccio politica non partitica, non sono di nessun partito, collaboro se ci sono le premesse per collaborare, e vado contro se vengono violati i diritti delle persone con disabilità. Su questo no, non ci sono dubbi, e credo che, ecco, c'è bisogno di rafforzare questa rappresentanza. Per cui, Francesco, io ti chiedo, fallo questo passaggio, e poi non mettere da parte l'idea del lavoro. Tu puoi lavorare, io lavoro, e gli altri hanno problemi a stare dietro ai miei ritmi di lavoro. Devi solo fare una cosa, fare un lavoro che ti piace e che puoi fare. Devono fare per forza. Se posso rispondere, penso, certo, di averlo trovato, è quello di difendere i diritti delle persone. È questo quello che mi piacerebbe fare. E io ti aspetto. Ti aspetto e spero di collaborare, di avere in te un collaboratore. Io ringrazio. Io ringrazio, prima di concludere, che affido sempre ad Amedeo praticamente le conclusioni, però voglio dire una cosa molto importante: è servito qualcosa, anche oggi, a smuovere qualcosa. Qualcuno ci mette la pace, ci mette il lavoro, ci mette il sacrificio, l'impegno, praticamente, le cose non si ottengono, come dice Nunzio, praticamente, una cosa molto importante, no? Ci sono tante persone che vorrebbero che noi non ci siamo riuniti. Non possiamo discutere di un problema, oppure magari discutere di una tematica, territorio, cultura, santi, 'ndrangheta, mafia e quant'altro, praticamente. È un fatto, diciamo, che tocca tutti quanti. Io, diciamo, come nasce questo incontro? Nasce questo incontro da Amedeo. Amedeo mi ha dato un assist importante. C'è un ragazzo di Motta, Santa Lucia, che sta scrivendo un libro, e nella fase conclusione di scrivere questo libro avrei il piacere praticamente di poterlo, diciamo, presentare, partecipare, anche perché purtroppo il libro ancora, diciamo, materialmente non ce l'abbiamo, però diciamo che Francesco ha trovato la soluzione praticamente della prenotazione, e anche questo lancia un messaggio, no? A chi è sensibile, a chi vuole dare un contributo importante, no? E vi ha dato anche i dati praticamente di come si può acquistare questo libro. Poi ho cercato di dare questa mia sensibilità
E poi è una cosa molto importante di aver anche riuscito a cogliere, oltre l'invito di Francesco, a ringraziare Teresa, ringraziare il nostro amico Cristiano, praticamente, che già ci conoscevamo e non lo conoscevo veramente in questa veste di giornalista oppure di scrittore, oppure ma c'è veramente stata una bella sorpresa, anche perché mi sono visto con Cristiano, praticamente mi sono visto dopo il Riccardo, dopo quasi un decennio, che è 12 anni, diciamo. E vabbè, cioè questo, diciamo, l'associazione, diciamo, in quei tempi si occupava di altro. Noi come associazione siamo partiti nel 2000 praticamente con la prima proposta di legge regionale e siamo riusciti nell'intento praticamente a fare un lavoro veramente di coesione, di organizzazione, di oltre organizzazione, ecco, di mettere insieme tanti soggetti importanti, e siamo riusciti a fare legge sul B&B. Se in Calabria, no? Oggi c'è il bed and breakfast, grazie a Terra di Calabria, grazie a tutti i soggetti che ha messo in un tavolo di discussione e ha cercato praticamente di spingere velocemente. Pertanto insieme, ecco, concludo, si possono ottenere risultati. Io oggi ho voluto lanciare praticamente un messaggio importante. Abbiamo acceso i riflettori. Siamo tutti qua, praticamente, ognuno di noi sappiamo quello che dobbiamo fare. E ringrazio Nunzia, perché non la conoscevo di persona e ho avuto il piacere di ascoltarla e di poterla anche inseguire, in un certo senso, di poter mettere tutta la disponibilità di tutti nella stessa giornata. Naturalmente ringrazio anche Maria Teresa e Stanganelli, che non sapevo che la Regione Calabria, come primo anno di attività, ha messo a disposizione una commissione praticamente per quanto riguarda, diciamo, il diritto del malato. Un'altra pagina importante, per chi era qua in quelle sere, abbiamo avuto ospite anche Santo Giuffre, che parla praticamente della cattiva gestione della sanità regionale, sia di destra che di sinistra. Io non voglio fare politica di appartenenza, faccio politica però non faccio partitica praticamente, no? Santo Giuffre, in quell'occasione che l'ho conosciuto e l'ho rivisto poi, no? È stato quello che ha denunciato le truppe della sanità calabrese, e purtroppo se il popolo, c'è il popolo, o i soprusi che vengono fatti, come a volte si depotenziano anche gli ospedali, le strutture, guardiamo la Lamezia, guardiamo Catanzaro, tutta la Calabria, guardiamo anche la voce dei disabili praticamente, che a volte, se non siete voi praticamente portavoci della vostra, diciamo, problematica, e insieme con noi possiamo vincere qualsiasi tipo di battaglia. Insieme si vince, disgregati si perde, non ci ascolta nessuno, perché anche le istituzioni, purtroppo i soggetti che ci rappresentano, sia di destra che di sinistra, sono un'espressione del popolo. Ma io ho sempre cercato di esortare quel popolo dormiente, quel popolo indifferente, quel popolo che non va nemmeno a votare e poi si lamenta sempre, perché in tutti i raggruppamenti partitici c'è sempre il partito meno peggio, o il migliore e il peggiore, c'è sempre, al di là delle appartenenze politiche, partitiche. Però l'indifferenza, e in Calabria noi siamo anche i maestri di questo, quando si rinnova un consiglio regionale e non si arriva nemmeno al 40-41%, una media molto bassa, dove il 60% non va nemmeno a votare. Io mi riferisco a quelle persone che non si fa niente, attività sociale in Calabria, Francesco, zero. Lamezia, zero. Ecco, zero. E chi cerca di fare qualcosa? Io sono stato sempre una persona che, chi mi ha conosciuto e chi mi conosce, ho sempre subito in silenzio, perché non ho mai avuto paura dell''Ndrangheta, però ho sempre temuto praticamente le istituzioni di 'Ndrangheta, soprattutto che me l'hanno sempre fatta pagare, cercato di farmela pagare, però ancora le spalle ce l'ho grosse e mi sono sempre saputo difendere di queste persone che non vogliono che faccio questo che sto facendo questa sera, come l'ho fatto ieri sera, come l'ho fatto una settimana fa e come l'ho fatto un mese fa. Perché i vigliacchi praticamente significa che si nascondono dietro lo Stato, cercano di poter depotenziare
di poterti azzerare, di non poter fare più niente come attività sociale. Ecco, e gente come me, purtroppo, alla prima occasione, io ho conosciuto tantissime associazioni in Calabria, migliaia, però alla prima occasione, alla seconda occasione, praticamente vengono depotenziate. Nunzia ne sa qualcosa, perché nella sua attività sociale, ecco, è portavoce, è presidente regionale, si manifesta con altre associazioni a livello nazionale. Nunzia, in Calabria è molto difficile. È difficile fare sociale, è difficile fare l'aggregazione, è difficile di tutto. Io lancio questo messaggio conclusivo e poi voglio che si spenda qualche parola, anche un commento del nostro prezioso Amedeo, praticamente. Purtroppo è difficile, bisogna soltanto perseverare. In bocca al lupo a tutti e ringrazio Francesco e tutte le persone che hanno, diciamo, onorato questa tavola della Presidenza, naturalmente per la voce. Io non devo fare nessuna conclusione, la conclusione sono solo una riflessione andando a casa su quello che avete ascoltato stasera dalla testimonianza di Francesco e di tutti gli altri interventi, e di conseguenza quindi un impegno verso questa problematica. C'era la dottoressa Sicoli che voleva fare un ulteriore intervento, poi se c'è qualcuno del pubblico e concludiamo, perché li abbiamo trattenuti già fin troppo. No, io brevemente volevo fare una richiesta a Francesco, siccome io pratico l'inclusione sociale, scolastica, da molti anni ormai, volevo chiederti se in questa tua avventura, ormai ti sei avventurato in un mondo e difendere i diritti che mancano non è una cosa semplice, quindi avrai tutto il nostro sostegno, però la mia richiesta è questa: rivolgerti agli alunni, rivolgerti ai bambini per prima, a partire proprio dalle scuole elementari, perché la tua storia può essere un esempio, un monito, ma soprattutto è una testimonianza di vita, e non escludere mai il fatto che i bambini possano non capire. Non è vero, loro capiscono molto, anzi dobbiamo partire da lì. Ecco, ti invito a riflettere sul fatto di portare la tua testimonianza e la tua lotta, se vogliamo così chiamarla, proprio a partire dai bambini. Ecco, questo è il mio invito. Grazie Francesco. C'è qualcuno del pubblico che vuole fare una riflessione, una domanda, altrimenti io voglio dire allora. Sì. Ma in Italia chi muore di fame deve morire sempre di fame. Io saluto, otto anni, sono allettato e mi hanno cacciato pure la pinnola dello stomaco, perché io prendo 18 pinnole al giorno e le devo andare a comprare con uno specchio. E io sono una mensualità di 500-600 euro al mese. Io voglio sapere perché tutte queste cose non vengono. Infatti, io per tanti anni ho preso la pillola dello stomaco e a un certo punto vedo che me la devo andare a comprare per prendere quelle pillole. Perché tutte queste difficoltà? Raccogliamo l'appello, diciamo, nello specifico, e lo riportiamo anche alla professoressa Anna Maria Stanganelli, che è garante della salute della Regione Calabria, e vediamo di farci portavoce anche come associazione. Per quanto mi riguarda, io posso dare solo l'assistenza gratuita legale, se c'è bisogno, anche in qualsiasi sede giurisdizionale o tribunale, eccetera. Quindi non le sappiamo dare una risposta oggi, però possiamo prendere l'impegno. Allora, se lei ha l'invalidità al 100%. No, io sono pure d'accordo. Ecco, allora praticamente non paga nessun ticket per ogni tipo di medicinale. Il problema è che le compresse che prende per lo stomaco, una parte di quella categoria che viene pagata per tutti.
anch'io le pago. No, io non ho mai pagato. Adesso quando mi chiama il medico dice non ti posso dare più le pillole dello stomaco perché le deve pagare. Non è giusto quello che fa. Non le fa perché sono passate nella sono passate nella categoria delle non essenziali, forse è un problema nazionale. La pillola dello stomaco è una medicina che deve comportare tutti i piccoli che vanno e non è giusto che io dopo tanti anni devo pagare pure i piccoli lo stomaco che costano 10 euro, una cosa così. Però voglio dire, no, è una cosa impossibile. Perché io che prendo quasi... Sì, no, avete pienamente ragione. Purtroppo, come diceva la dottoressa Corfate, è un problema, diciamo, di carattere nazionale. No, non è nazionale, perché qualcuno, dottore, li dà ancora. Però essendo farmaci da banco, diciamo, non c'è l'esenzione. Quello che si può chiedere, secondo me, è quello di avere dei contributi a livello, diciamo, di sanità regionale per chi ha l'esenzione al 100%, però... Queste qui dipende poi quale pillola prende, perché ce ne sono di più tipi, no? Io ad esempio prendo una, no, quelle non sono per la stomaco. Io ad esempio ne prendo una che me ne danno una guida a due scatole che non bastano per un mese, ne prendo quattro, per cui quelle devo pagare. Diceva la dottoressa, così chiudiamo, che ci sono dei farmaci per lo stomaco particolari, bisogna chiedere al medico di famiglia che sicuramente saprà, che sono esenti, che non vengono pagati, quindi bisogna magari cambiare, non so, invece dell'ansoplazolo si prende un altro farmaco di protezione dello stomaco. Nessuno farmaco ci sta. Alcuni dice di sì perché li prende la dottoressa. Comunque magari ci fermiamo dopo a parlarne. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì. Cioè l'unità dovrebbe coesistere, cioè l'unità esiste oppure è demologia cercare di poter tendere all'unità? Su quali sono principi, c'è qualcosa in cui uno deve tendere a creare principi oppure no? C'è qualcuno, Francesco, qualcuno che vuole rispondere? Non ho ben capito la domanda, ma... Cioè, per quale non lo vogliamo, cioè, siamo tutti diversi, sono listi per fare, ma prendo su un'età, non è che appunto noi, per questo momento che vogliamo, ci sono dei principi, oppure uno non ti rialzo, ho 30 anni, ma dopo poi ho 30 anni, perché non ci puoi 30 anni, ho 30 anni, poi di questo, non ho preso niente. I desideri sono diritti, dove è? Ma diciamo che la risposta, più che risposta, ecco, la cogliamo come un appello all'unità, perché come diceva prima la dottoressa, cioè insieme si riescono ad affrontare le problematiche da solo, no, questo è l'auspicio che ci vogliamo un po' tutti. C'era Franco Perrone. Io penso che questa signora è stato appunto molto delicato. Io adesso non è che io sono un politico, però visto quello che è successo gli ultimi due giorni, che un personaggio, come ha detto la signora, si permette a dire, a esprimere pensieri che non stanno né in cielo né in terra, e su un problema nazionale, internazionale, mondiale praticamente, no? Cioè secondo me qua c'è un problema di struttura governativa che questo qua neanche deve aprire il cuore, la prima cosa. Seconda cosa, un ministro che deve difendere un operato di una persona che alla fine è politica per andare a magari per riscaldare una sedia per farsi così meglio. Secondo me questo è un malessere del governo
per andare invece a fare le cose per bene, nel senso di fare le leggi per le persone che hanno bisogno, no? Iniziamo da una piccola pillola a finire una sedia a rotelle, che secondo me è un diritto sacrosanto automatico. No, io non dovevo comprare. No, ho capito, ma io l'ho capito il suo discorso, no? Però io dico che è un diritto sacrosanto tutelarsi, ma non perché io ho il diritto, perché c'è scritto in una famosa, nella famosa Costituzione italiana, che tutti quanti la ignorano. Questa è la mia opinione personale, dopo ognuno lo può pensare come vuole. No, no, ci mancherà, è una osservazione sacrosanta. Cioè, però se c'è un diritto scritto su una carta, arrivederci, buonasera, arrivederci. Non bisogna mettere i paletti per la mia carta. Va bene, grazie a tutti per la presenza, soprattutto grazie a Francesco che per la presentazione del suo libro e per le riflessioni che ci ha portato attraverso il suo libro, che spero lo faccia anche in altre sedi, anzi abbiamo già un prossimo appuntamento, mi pare il 20 di maggio a San Flora. Quindi io mi farebbe piacere che ecco, Francesco venisse, ma gli hai fatto già l'appello pubblico, coinvolto nella tua associazione. Perché è un ragazzo molto valido da dove potete vedere, quindi io credo che potrebbe aiutare sicuramente. Intanto volevo dire a Francesco, anche ma per tutti, la FISC Calabria sono una federazione di associazioni e sono 37 associazioni di persone con disabilità e di familiari della Calabria, per cui siamo tanti, non siamo pochi. E di tutta la Calabria abbiamo bisogno proprio di giovani che ci aiutano e che si danno da fare, che ci affiancano in queste lotte, perché poi sai anche io sto vecchiando e la preoccupazione che poi non, le cose non abbiano un seguito è grande. Ringraziamo la dottoressa che ha fatto un augurio, anzi prima ti ha proposto il lavoro e poi te l'ha anche suggerito. Grazie, grazie a tutti voi, grazie ai relatori, buona serata, grazie a Sandro Gallo e buona serata a tutti.